La curiosità, come ci si allena a questo? O viene, come dire, naturale? C'è un allenamento eventualmente? È una cosa che allora, mi sono sempre chiesto. C'è assolutamente un allenamento. Vabbè, se intendiamo magari la velocità, la pronuncia, io proprio mi metto lì e canto le mie canzoni a tempo di tartaruga per esercitarmi a pronunciarle, a scandire i suoni, a articolare un po' la mandibola. Invece per allenarmi più che altro a scrivere, beh, come in tutto la pratica, scrivere, e poi io sono uno che cerca di imparare dagli altri, quindi se sento magari un rapper che è molto veloce, cerco di vedere un po' che suoni usa, che tipi di parole usa, che tipi di rime, e allora cerco pian piano di usarle anch'io, no? Come tutto si può imparare, diciamo, tra virgolette, mettersi a scuola, dire, ma insomma, questo qua come ha fatto a essere così bravo? E si inizia imitando e poi ognuno si costruisce il suo stile, no? Perché... Infatti, Marco, allora mi devi imparare un po' su questo punto, perché io la mia, come dire, non dico malattia, ormai in radio da vari anni, da quando è nato questo programma con me, c'è la ricchite. Cioè la ricchite, io sono Francesco Ricca e la mia ex compagna di avventure in radio, Angelita Ciccone, che salutiamo. Mi definì appunto che io, vedi, perdo le parole, mi balbetto ormai, mozzico, la ricchite. Esatto. Allora, perché non riesco tante volte a mettere due parole tante volte vicino, quindi poi mi passi un po' va di scuola bene, per questo qua, certo, io ti giuro, veramente sono impressionato tante volte da questi artisti proprio che riescono a mettere veramente tantissime parole uno vicino all'altro in così poco tempo, al ritmo tra l'altro anche, perché c'è anche da pensare che devi andare anche al ritmo, anche se il rapper molte volte, come dire, non ha proprio il ritmo logico, diciamo così, sì, no? Esatto, quindi è più musicale che non altro la voce in quel caso. A proposito di voci, Marco, ti becchi io un complimento da parte di Maria, la quale è la nostra video ascoltatrice, ormai le definiamo così, la quale dice: Marco, comunque Marco ha una bellissima voce. E poi un sacco di bacini, di cuoricini. Che gentile, invece a me, esatto, Maria, che devi sapere che è mia moglie che sta scrivendo, e invece a me mi dice che vabbè, lasciamo stare, non posso leggere, ok. Comunque l'acqua rossa, l'acqua colorata, Maria, era buonissima, grazie. Aspettiamo quindi Marco, grazie quando mille, verrà pure grazie qua. Mille, Maria. Marco, chi è che ti ha, l'abbiamo scoperto pure in varie occasioni, chi è che ti ha sostenuto in questo percorso musicale fin, diciamo, da ragazzo? Sì, allora io devo dire soprattutto i miei insegnanti di musica. Certo, ci sono stati anche gli amici, anche i parenti, sono sempre stati tutti molto cordiali, mi hanno sempre sostenuto, però proprio quelli che sono stati le mie colonne sono stati i miei insegnanti, chi mi ha insegnato all'inizio a suonare la chitarra, chi poi mi ha insegnato un po' la tecnica del canto, insegnanti di musica che mi hanno dato dei consigli sulle mie canzoni. Io mi sento veramente grato nei loro confronti, perché loro veramente mi hanno spinto ad andare avanti quando io non, magari a volte non l'avrei fatto, non ci avrei voluto scommettere una lira, invece i miei insegnanti sempre mi hanno spronato, mi hanno detto: no, sei bravo, vai avanti. Allora ho detto: va bene, allora proviamo, no? Proviamo. Hai fatto benissimo, no? A credere, a fidarti di loro, diciamo così, ad ascoltare i loro consigli, perché complimenti davvero. Quindi, tornando un attimo, Marco, al tuo, diciamo, al fatto che sei un cantautore, hai detto, a quale, diciamo, innanzitutto, qual è il luogo, se c'è, dove eventualmente ti ispiri a scrivere, a buttare giù il testo o la musica? C'è la tua cameretta, il tuo studio, non lo so, o c'è, è improvvisi? No, io allora mi piace scrivere in camera, perché è il mio ambiente, no? Ci sono tutti magari un po' di oggetti che mi ricordano dei viaggi che ho fatto, dei miei amici, e ho le foto, e ho, chiamiamoli, dei portafortuna. Quindi è proprio l'ambiente che è pieno dei miei ricordi, no? Di tutto il mio passato, e quindi lì mi piace prendere in mano la chitarra e vedere cosa esce. Poi quando si può, magari con la bella stagione, amo anche fare passeggiate all'aperto, così, quindi magari faccio due passi nella campagna che c'è dietro casa mia e metto giù qualche frase che mi viene in mente mentre sto camminando e ascolto un po' di musica.
Quindi un po' sono i due ambienti principali, sono questo qua, uno in casa mia e uno fuori. Poi vabbè, mi è capitato di scrivere un po' dappertutto, magari andare in uno studio di registrazione e comporre qualcosa lì, un po' di tutto. Ma scusa Marco, altra curiosità, in quel momento, certo, perché molti ce l'hanno detto, con che cosa scrivi? Sul telefonino o ancora la classica matita, penna che sia? No, allora io sono un po' tecnologico su questo, nel senso che da quando ho scoperto, diciamo, il telefono, il computer, mi sono trovato comodissimo. Più che altro perché se scrivo una frase, mi viene in mente una frase, la scrivo con la penna su un foglio, dopo la cancello, la modifico, pasticcio, in un attimo la pagina è piena di scarabocchi, no? Sì. Se invece scrivo sul telefono posso cancellare, riscrivere. Okay. Sembra problema. Tutto più ordinato. Sì, sì, esatto, anche perché ho una pessima calligrafia, quindi almeno così. Così poi posso far leggere anche gli altri se scrivo dei versi. Allora Marco, noi andremo a ascoltare adesso Stella d'Oriente, questa bella canzone. Bene. Fatta con Alessia Bertonasco, esatto, che sicuramente salutiamo. Dai, dici due parole di questa collaborazione e di questa canzone. Questa è appunto una collaborazione, sono contentissimo che sia stato così, perché era una canzone che, cantata solo da me, solo dalla voce maschile, mancava di un po' di magia. Alessia è un'amica e ha una bellissima voce, le ho proposto di cantarla con me e ha accettato, e quindi sono felicissimo. E poi è una canzone che parla di speranza, quindi sono contentissimo che l'ascoltiamo insieme, perché è un altro messaggio che è importante. Allora, andiamo a ascoltare, questa è Stella d'Oriente, Marco Conte con Alessia Bertonasco qui a Top Music Web. Deviazioni del percorso, sono solo una parte insignificante, solamente un dettaglio trascorso, gioie più evidenti nascoste. Costruiamo castelli con la mente, arco e frecce e poi le mura, per ripararti dalla paura mentre la notte scende. Guardo questa stella verso oriente, so che si realizzerà, ma senza dire niente. Se una stella cade esprimo un desiderio, ma non mi volto indietro perché tu sei già reale e non può farmi male. Solo che tu mi faccia così male, questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei, anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che cerchi quando la luce non c'è. Vorrei solo che non mi faccia così male, questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei, anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che cerchi quando la luce non c'è. Siamo il cielo, però dopo non vogliamo. Siamo specchi ma coperti, poi non riflettiamo. Pensaci in futuro e nelle stelle a portata di mano. Credici che credere in te stesso non è complicato. Ti costruirò un paese a misura di te, con le porte bene aperte, il cielo che ti fa d'hotel. Ti riparo dalla pioggia se la notte scende, accenderò un falò per riscaldarti adesso e sempre. Guardo questa stella verso oriente, so che si realizzerà, ma senza dire niente. Se una stella cade esprimo un desiderio, ma non mi volto indietro perché tu sei già reale. Vorrei solo che non mi faccia così male, questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei, anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che cerchi quando la luce non c'è. Vorrei solo che non mi faccia così male, questo mondo che non sembra più un posto per me. Vorrei, anche se la paura è più forte di me, essere quella stella che
sì. Avevi ragione, Marco. Una magia, un'atmosfera veramente straordinaria con la doppia voce, soprattutto con la voce femminile. E complimenti anche ad Alessia, non so se ci sta ascoltando, ma complimenti anche a lei. Brava, sì, ha una voce davvero straordinaria. Sì. E poi davvero, lo dicevo prima, vi amalgamate in maniera proprio perfetta. Quindi, secondo me, davvero una bella coppia dal punto di vista musicale, insomma. Fa molto piacere. Tra l'altro stiamo lavorando a un nuovo brano insieme, come duetto. Adesso è un po' complicata la logistica realizzarlo, sì, però sì. Ci stiamo lavorando. Speriamo magari primavera-estate che possiamo completarlo. Guarda, noi l'abbiamo detto a tutti, siete un po' lontani effettivamente, insomma, però il fatto che siete ad un Cassano e noi all'altro, insomma, questo ci fa ben sperare. È un segno. Esatto. È un segno. Abbiamo invitato tutti, ma ci crediamo davvero, cioè lo facciamo davvero con molto sinceramente. Sarebbe carino fare un passaggio per CRT, magari un'esibizione live qui in studio, come abbiamo fatto prima che tutta questa terribile situazione si scoppiasse, insomma, no? La caratteristica Top Music Web era proprio quella di ospitare in un pochissimo spazio strumenti e ragazzi che suonavano uno sull'altro, ma mamma ti dico mia. Un effetto e un'atmosfera straordinaria di quelle cose, esatto. Sembrava, sai, quando ti costruisci, no, la macchina a pedali con i cuscinetti, non so se si usa ancora, nei miei ricordi c'era questa cosa, sì. E allora in garage, capito, che ti metti la notte con la luce accesa e il tuo piccolo spazio, stai lì a montarti il giocattolo, no? Beh, più bello. O meno era così, perché davvero con tutti i limiti tecnici, sai, tutte le imperfezioni possibili e immaginabili, però era forse la forza era proprio quella, Francesco. Assolutamente, cioè, sì. Il fatto di sentire proprio, ecco, che ti arrivava quella musica, nonostante, certo, la difficoltà tecnica, nonostante le imperfezioni tecniche, ovviamente per lo spazio piccolissimo. Quindi. No, però ti dico, guarda, quell'atmosfera che si creava era straordinaria. Ospitare, quindi sarebbe bello ricrearla. Ospitare in un piccolo studio come il nostro, diciamo una street band, quindi di 12 persone. Sì, con tutti gli strumenti possibili e immaginabili, cioè è stato vabbè, epico. Ma poi diciamo la nostra soddisfazione è proprio questo, perché nel senso che noi ci crediamo negli emergenti, in questi artisti emergenti, quindi nel nostro piccolo spazio diciamo lo diamo a loro, autogestito quindi diciamo che cerchiamo, ripeto, nel nostro piccolo di poter far sì che un giorno qualcuno li guardi tramite CRT radio e diventano qualcosa. C'è stato in passato che grazie a noi hanno fatto qualche serata, qualche altro gruppo, quindi sono bello. Le piccole soddisfazioni, dai, noi ci proviamo. È una cosa bellissima. Infatti lo abbiamo anche ascoltato tramite altri artisti che quando dicono voi siete la mia prima radio che mi intervista, la prima radio della mia regione, cioè da una parte ci fa piacere, dall'altra parte, certo, santi Dio, però perché non ci accorgiamo di questi ragazzi, di questi emergenti, quindi che sono il futuro. Vabbè, noi la pensiamo così e speriamo che, diciamo, i frutti arriveranno ancora. Ma sì. Certo. Allora, Marco, torniamo a te. Eccoci qua. Vediamo un po' come questa è la parte, diciamo, quasi finale del programma, e quindi vediamo un po' in avanti. Giusto. Che cosa, come guardi tu il futuro? Quindi, che cosa c'è nel futuro di Marco Conte? Allora, io sono così di natura che sono sempre ottimista e mi do sempre dei nuovi obiettivi, quindi poi magari se c'è da cambiarli perché le cose andranno diversamente, ok, però io ho in programma di fare tanto nei prossimi mesi, sicuramente ho nel cassetto, diciamo così, delle nuove canzoni che ho scritto che vorrei pubblicare già dal mese prossimo, e poi mi piacerebbe quest'estate provare a portarle live, quindi organizzare qualche evento. Sto guardandomi un po' avanti e spero di poterli fare, quindi ripeto, sicuramente pubblicare nuove canzoni verso aprile e anche magari riuscire a suonarle un po' live quest'estate, e ripeto, io sono ottimista, poi se ci sarà modo, bene, se no mi inventerò qualche altro bene modo. Marco, quindi anche tu, Marco, come gli altri, hai approfittato di questo periodo di stop forzato, perché poi live non se ne possono fare, incontri non se ne possono fare, per cercare
come dire, di mettere insieme un po' le idee per, creare, ecco, per guardarti un po' dentro e preparare il terreno per quando poi effettivamente sarà il momento di esplodere. Lo dicevamo la volta scorsa, ne parlavamo proprio l'altra volta, si dice sì, è un momento in cui ognuno si è guardato dentro, magari